tremendi, di dolori terribili. Vi verrà la malaria, il colera, la peste. La pertosse. La pertosse, sì. La pertosse pure. Sì, pure la pertosse, sì, perché quando le tre civette si grifano, no? Si arruffano, no? Sono terribili, capito? Insomma, la maledizione si abbatterà su di voi. Non passare questa riga, capito? Non passare questa riga, non passare questa riga. Funziona. Non passare questa riga, fermo. Ricordati, La pertosse. La pertosse. Ricordati, la malaria. La scarlattina. La scarlattina, da mai, no? La scarlattina. Ma le lasciate andare via così? Avete paura di tre civette impagliate? Signora, non sarà vero, ma non si sa mai. Noi teniamo famiglia. Degli uomini grandi e grossi come voi. In quanto a lei, spero che le sia servita la lezione. Mi è servita. Ho imparato moltissime cose. Scusa, Attilio, ma questi tre uccellacci qui? Sono le tre civette. E a che servono? È un amuleto antico e dicono, pare, dicono che porti il malocchio a chi non lascia le mance. Davvero? Allora guarda, la mancia te la do. Che la mano fatale del grande Ramon tuffi suo sguardo nella cornucopia che splende nel cielo alto di Ibis. Ma poi che vuol dire? Grazie. Tedeschi, tutti, francesi, tutti, americani, tutti, italiani. Intelligenti, italiani.